Cari amici lettori e ascoltatori di Tifosi Palermo, benvenuti a questa nuova puntata, diciamo, dei campionati universitari, questa rubrica che curiamo, in cui diamo spazio ai giovani e ai giovani talenti, diciamo, a livello dilettantistico del calcio. Siamo qui con... Salvo. Bene, e Salvo ci ha detto che è portiere. Insomma, come si chiama intanto la tua squadra? La mia squadra è New Team. Tra l'altro questa è la prima partita che gioco con loro, quindi non vedo l'ora, diciamo, di cominciare questo torneo. In classifica come siete messi? Però per quello che ne so siamo secondi, dovremmo essere, quindi speriamo bene anche per oggi, insomma. Dici qualcosa per esempio di questo campionato universitario dell'Interschool? È la prima volta che, il primo anno che... No, no, già ho giocato 2 anni, insomma, ho fatto sia apertura che clausura, mi sono trovato benissimo, sinceramente, l'ambiente è veramente unico perché comunque è selezionato, bisogna essere tesserati, ci sono tutto un giro di, diciamo, cose che bisogna fare per iscriversi, quindi diciamo che è veramente un torneo C'è serietà. serio, sì, è serietà. E oggi gli avversari di oggi? Gli avversari di oggi sinceramente non li conosco, ancora vediamo appena entro in campo, dicono che comunque dovremmo riuscire a batterli, vediamo, insomma tutto si vedrà quando giocheremo. Ci hai detto dietro le quinte che sei tifoso del Sì, Palermo. certo. Cosa ne pensi di questo Palermo, sia della rosa, anche però delle questioni societarie che stanno un po' offuscando quelli che sono poi gli aspetti e il calcio giocato? Della rosa, sinceramente, penso che non siamo, diciamo, all'altezza di una squadra di Serie A. Però dovremmo giocarci in Serie B magari per arrivare tra le prime posizioni, dato che comunque Zamparini ha venduto un po' di tutto, diciamo, abbiamo quasi gli scarti. Per quanto riguarda la società, però è una situazione strana perché non si capisce più chi è che comanda, non si capisce a chi dovrà finire questo Palermo. Quindi speriamo bene per il futuro. Essendo io palermitano, spero che investa qualcuno serio, che abbia dei soldi e possa riportare Palermo in alte posizioni. Adesso io non so se tu sei un frequentatore dello stadio, un frequentatore assiduo, però che effetto ti fa da tifoso del Palermo vedere un Barbera vuoto rispetto magari a 5 anni fa quando la curva era piena, la gradinata era piena, era tutto pieno? Mi fa da tristezza, sinceramente, perché vedo per esempio il playoff, la finale dei playoff, eravamo 30.000 persone. E adesso inizia la Serie B, sono al È massimo vuoto. 5.000, cioè, è una cosa veramente strana. Purtroppo, cioè, questa cosa fa vedere che comunque il popolo palermitano c'è quando c'è bisogno. Però se continuiamo con questa sali e scendi, purtroppo ci meritiamo lo stadio vuoto. Va bene, ringraziamo e diamo un in bocca al lupo per la partita di più tardi.